Siamo nuovamente qua nella zona innevata, c'è anche una bufera di neve in corso perché andremo ad affrontare un capobanda del Team Star, il penultimo, che si trova a nord di Neveria. L'altra volta siamo andati a sud, se vi ricordate, per la capopalestra, questa volta invece andiamo ancora più a nord, ci inoltriamo ai confini di Paldea. Ma andiamo a vedere insieme di quale capobanda sto parlando. Eccolo qua. Leggiamo i dettagli, se ce lo permettono. Eccoci. Ai suoi tempi. Ok, perché credo ci sia il segnaposto, quindi fa confusione l'aggancio automatico, insomma. Ortiz. Capobanda divisione Folletto del Team Star. Banda Rachba. Considerato il secondo capobanda più forte del team, è figlio del proprietario di una delle maggiori case di moda di Paldea. Cresciuto nella Bambagia, guarda sempre gli altri dall'alto in basso. Vedremo se sarà ancora così. Allora, tipo Folletto, quindi sicuramente acciaio e veleno andranno benissimo. Io, per fare la prima parte, ho preparato questi tre Pokémon: Rivavroom, Serulege, Grafaiai. Serulege perché comunque, essendo di tipo fuoco, è anche resistente alle mosse di tipo Folletto e anche una mossa di tipo veleno. Quindi Serulege direi che va bene. Ci sarebbe anche Clodsire, però non ha molto attacco. Ce lo portiamo dietro comunque per lo scontro finale, ma nella prima fase rimarrà in panchina. E poi Grafaiai, che anche lui ha un buon attacco. L'ho fatto salire fino al livello 50. Poi dovrò anche iniziare un attimino a vedere, preparare il team per i Super 4, per la Lega. Perché attualmente non ho un gran team in generale, nel senso che bisognerebbe fare dei cambiamenti, tipo, ahimè, dovrò lasciare, credo, ai box Serulege. La scelta sarebbe Serulege o Skeledirge, perché entrambi sono fuoco spettro e direi che non ha molto senso portarsene dietro due dello stesso tipo, assolutamente no. Serulege mi piace di più, sì, però lo starter non possiamo lasciarlo ai box, quindi credo che, proprio che per la Lega... Eh sì, Serulege lo leverò. E sicuramente dovrò mettere un Pokémon erba, un Pokémon d'acqua e un Pokémon ghiaccio. Mi servono assolutamente. Vorrei anche cercare di fare un team full nona gen. Ci proverò, farò del mio meglio. Ma adesso pensiamo alla sfida di oggi, che non è detto sarà facile, assolutamente. Ormai qua siamo abituati a svariate sorprese. Allora, stiamo planando, ma adesso sta scendendo molto velocemente. Eccoci. Tra un po' arriverà sicuramente la chiamata. Andiamo giù. Qua c'è l'entrata. Boom. Chiamata. Esatto. Proprio lei. Professore... Shadow, l'operazione Stardust procede senza intoppi, vedo. Rimangono due capi da affrontare. Questa operazione mi ha aperto gli occhi su varie questioni. Ho fatto bene a partecipare. Comunque, che idea ti sei fatto di Cassiopea? Non mi piace, nel giusto, è un mistero. È un mistero. Capisco. Personalmente non penso che ce l'abbia davvero con il Team Star. Ma quale sarà il vero motivo per cui vuole... scoglierlo? Scioglierlo? Scoglierlo, infatti mi torna... Ora è meglio se torna a fare la guardia. Chiamami prima di entrare nella prossima base. Ma... sta Cassiopea avrà sicuramente qualche rapporto. Probabilmente sarà l'ex capo, no? Di quello che non si conosceva più nulla. Avevano più le tracce, notizie, insomma. Non si sapeva che fine ha fatto. Bene, tornerò più tardi per la lezione di pianoforte del signorino. Ti sarei grato se potessi riferirglielo. Sarà fatto, signor Pino Pio. Pino Pio. Pino Pio. Oh, chi abbiamo qui? Ciao. Giovanotto, lei è forse un compagno di scuola del signorino? Signorino, non saprei. Capisco. Nel caso lei non sia al corrente, questa è la base della banda Rachba, la divisione Folletto capeggiata dal signor Ortiz. Sarebbe meglio non rivelare questa informazione al primo che capita. Oh cielo, sono terribilmente mortificato. Sai dirmi allora chi è il nostro ospite? Credo sia qui per sfidarci. Capisco. Ciò significa che è un nemico del signorino, vero?
Yes. In tal caso... Sarebbe così gentile da permettermi di affrontarla in una lotta? Sì. Te lo concediamo. Magnifico, diamo il via alle danze. Vabbè, solito. Cioè, la recluta di guardia. E noi la distruggiamo. Qual è il problema? Morgrem. Allora. Ripa vrum vrum vrum. Ottima partenza, direi. Hatrem. Oh, cambio Pokémon giusto perché così non ce ne sarebbe bisogno, ma tant'è. Ceruleggino. Ce ne priviamo? No, ovviamente, bellissimo. Let's go. Boom. Pulifumo. Oh. 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 Ok. Folletto? Ma non solo. Ah, folletto psico, credo. Folletto psico, vero? Te la giochi sul fatto che io non mi ricordo i tipi e a volte non mi ricordo nemmeno le debolezze, le resistenze, ma dettagli. Comunque, questa ti potrebbe far male. A prescindere. Oh, si è aumentata la difesa speciale. Va bene. Yes. O mi era sfuggito all'inizio che era, non era solo folletto. Poco importa. Per Bacco, che disgrazia. Ok. Bei tempi quando a fianco al nome del Pokémon c'era anche il suo tipo. Bei tempi. Che spettacolare dimostrazione di abilità. Ma le consiglio di non abbassare la guardia perché il signorino Ortiz è decisamente più capace del sottoscritto. Bene, è ora che io tolga il disturbo. Ah, stralavista. Pare che il gentiluomo di poco fa sia l'ex preside dell'Accademia. Ora è l'insegnante privato del capo, o almeno così dicono, e ogni tanto lo viene a prendere per le lezioni. Ah, ma questo non è il momento di chiacchierare. Ho avuto la conferma che sei qui per sfidarci, quindi corro a fare il rapporto. Vai. Hasta la vista. Sì, è vero che una volta era meglio c'era la tipologia del Pokémon segnata, però non ti segnavano quando una mossa era super efficace, quindi non so come è meglio. Forse è meglio così, onestamente. Sei riuscito a eludere la sorveglianza? Sì, che super. Quello è il covo della banda Rachma, la divisione folletto del Team Star. Il suo capo Ortiz è anche il meccanico del Team Star. Non sottovalutarlo, sarà anche il più giovane dei capi, ma ti posso assicurare che si è guadagnato la sua posizione. In genere preferisce dare ordini ai suoi sottoposti dalle retrovie. Tuttavia perde facilmente la pazienza, quindi se provocato dovrebbe scendere in campo di persona. Fino ad allora non ti resta che sconfiggere le reclute una dopo l'altra. Cerca di resistere al loro assalto finché Ortiz non si fa vivo. È tempo di dare una batosta alla banda Rachma. Quando sarai pronto a dare via all'incursione suona il gong. Non credo che ormai cambierà qualcosa del tipo entriamo e ci sono allenatori da sfidare in stile classico. Presumo che sarà sempre come al solito. Allora, abbiamo già preparato i primi tre Pokémon che vanno benissimo. Rivavroom, Ceruledge e Grafaiai. Allarme rosso avvistato Shadow dell'operazione Stardust. A tutti i membri, mettersi subito in formazione per proteggere il capo. Se riesce a sconfiggere 30 dei nostri Pokémon entro 10 minuti, dovremo chiedere una mano al capo. Uguale. Wow. Una zona bella ampia. Tutto ciò non ci spaventa. Anzi, ci elettrizza. Mimikyu, eh? Come già detto, questa parte qui è veramente troppo facile. Troppo tempo, basta prendere letteralmente tre Pokémon super efficaci e si fa in tipo un minuto, due minuti. Allora, andiamo qua. Grafaiai è carino, mi piace.
Vediamo. Sono tutto storto. Oh. Zumaril. Quanto mi dispiacerà però dover lasciare il Serum Legge in panchina. Quando sarà il momento. Vabbè, godiamocelo finché durerà, insomma. Ok. Andiamo qua. Wow. Morgrem, secondo me, potrebbe essere un buon candidato a Pokémon del capopalestra, eh? Del capobanda, scusate. Potrebbe averlo. Molto probabilmente. O magari no. Chissà. Chi sarà? Qua. 29. Last one. Olè. Siamo pronti. 1 minuto e 50 ci abbiamo messo. Non siamo riusciti a difendere la base. È tempo che il capo entri in campo. Che il capo entri in campo. Beh, il capo in realtà è sempre abbastanza tosto. Perché in genere hanno dei Pokémon parecchio resistenti che rompono le scatole. Vediamo. Nonostante il tipo super efficace, perché poi si considera anche il terra tipo, quindi coprono più tipi alla volta, per cui è molto probabile che abbiano delle mosse super efficaci contro di noi, anche se siamo noi super efficaci contro di loro. Insomma, avete capito. Quindi tu sei Shadow. A essere onesto, sono un po' deluso. Mi aspettavo qualcuno un po' più imponente. Ma poco male, non ha importanza chi tu sia, tanto non perderò. Preparati, perché stai per sperimentare il lato spaventoso dei Pokémon di tipo folletto. I Pokémon di tipo folletto sono dei finti Pokémon buoni, ma sotto sono dei diavoli. Ok, iniziamo subito a menare. Arriva Vroom. Ci andrò piano con te, quindi vedi di non metterti a frignare, ok? No? Non c'è nessun problema. Tanto tipo adesso ti mancio. Boom. Resiste. Che c'è? Ti sei accorto di quanto la mia forza superi la tua? Liberissimo di ritirare. Livello 50, quindi ci siamo. Bene. Molto bene. Adesso cambiamo, però switchiamo. Switchiamo. Possiamo anche... no. No. Ormai lo finiamo di usare, di sfruttare. Allora, velenpuntura. Io... terra cristallizzazione non la farei. Meglio il tentennamento qui. Proviamo con metal testata, magari... riusciamo a farlo tentennare, non sarebbe male. Tentenna? Nope. Allora. No, teoricamente si sopravviverà, insomma, un altro attacco. Ok. Ha tolto molto poco, per fortuna. Bene. Ora... Wigglytuff. Io andrei con Ceruleggino. Forse la terra cristallizzazione ce la possiamo tenere per Grafaiai. Altrimenti bisogna curare Rivavroom e terra cristallizzarlo. Però non so. In questi scontri qui cerco sempre di non curarmi, visto che loro non si curano. Pulifumo, sì, vabbè. Non è che sia abilità migliore in assoluto, considerando anche che è di tipo speciale. Però... sapete che è molto più probabile che riusciamo a fare più danni con una lama del rimorso, anche se non è super efficace.
Secondo me va bene così. Giusto per vedere. Ah, dovrebbe andare giù adesso. No. Ok. Come non detto. Immaginavo. Vabbè. Abbiamo perso un turno poco male. Brutto colpo, vabbè. Allora, difesa diminuisce, velocità aumenta. Adesso andiamo con lame. E ricarichiamo anche un po' di vita. Boom. Poca, ma... meglio di niente. Ok. Allora, io terrei Serulege per il momento. Riva vru vru vrum. Cosa? Deve esserci un errore. Dovresti essere tu con le spalle al muro, non io. Riva vrum è il suo ultimo Pokémon? No? Credo di no. Era l'ultimo Pokémon questo? Perché non c'è la terra cristallizzazione? Non mi ricordo. Al diavolo. Vabbè, iniziamo a menare. Vai. Ah no, però... infatti... sì. No, stavo per dire di pulifumo, ma tanto toglie pochissimo. È meglio evitare. Ok. Io sapete cosa farei in questo caso? Subisco un po' di danni, ma... andrei a fargli un fuoco fatuo. Ah, non ha effetto. Nacciami. Allora, switch tattico. Mandiamo Clodsire, dai. Lui è più un tank. Però con Velin Puntura un po' di danno lo farà. Speriamo. E proprio uso quella perché è la mossa migliore che ha in questo caso, ma... non avendo tantissimo attacco, toglierà il giusto, però... no... ok. Ok. Oh. Oh. Bene. Andiamo ancora. Luce fa poco. Però siamo confusi. Puoi fare l'ultimo attacco. Ok. Bene. Bene. Diciamo che lo cambiamo però, dai, poveraccio. Non facciamo andare il capo. Allora, meglio di no. Ah, mandiamo Skeledirge. Graflyai ce lo teniamo. Però devo... ah, mi sembra che è l'ultimo Pokémon. Perché c'è questo lapsus incredibile? Sì, sì, era l'ultimo Pokémon, Rivavroom. Con canzone ardente. Vabbè, Graffaiai, oh, lo terremo lì così a caso. Confuso. Allora quasi quasi. Vado. E facciamo anche un bel Terra Crystal per chiudere in bellezza. Mamma mia, sta confusione è veramente allucinante. Let's go. Boom. Tipo è cambiato, eh? T-
tipo normal. Riusciremo ad attaccare prima di lui? E soprattutto riusciremo ad attaccare? Prima di lui sì. Ok. Ok, ok. E minano duro, quindi anche se siamo super efficaci non one-shottandoli, a nostra volta riceviamo un colpo e poi tocca switchare i Pokémon perché sennò vanno KO. Comunque ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Non mi ricordavo, credevo... i capibane di Team Star allora la terra cristallizzazione non l'hanno mai usata. Ok, potrebbe essere questa la cosa che non mi ricordavo. Come ho fatto a perdere? Perché? 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 Perché sì. Scarsi perdo. Un anno e qualche mese prima. Adesso c'è la storiella. Uffa, perché? Cosa ho sbagliato? Quella tua sottospecie di automobile non ne vuole sapere, eh? Si chiama Star Mobile. Faresti meglio a ricordarlo. Ho passato tutta la notte a costruirla. È evidente che non è alimentata a sufficienza. Ha un peso eccessivo per due soli Charcadè. Peccato, ai bulli sarebbe preso un colpo vedendoci arrivare con quella. Scusatemi, ero sicuro che avrebbe funzionato. Risolleva il tuo spirito, nobile Ortiz. Una tale opera di artigianato è un'inconfutabile riprova del tuo genio. Però se non funziona non ce ne facciamo molto. Se avessi saputo che andava a finire così avrei chiesto a mia mamma di comprarci un'auto. Eccolo, ci risiamo. È proprio per questo che nessuno ti prende sul serio. Eh? Pruna, non cominciare. Oh, comincio e come invece? Quando abbiamo fondato il team abbiamo deciso di non contare più sui nostri genitori o sui soldi per risolvere i problemi. Diamine, l'abbiamo pure messo nel codice di condotta, no? Se non funziona ora basterà farla funzionare. Se ti manca della potenza basterà aumentarla. Ma come pensi di fare? Allenerò i due Charcadei e li farò evolvere. Potrei usare la loro energia per la Star Mobile. L'operazione Star non è lungi dall'avere inizio. Porterai a termine il tempo in il tuo proposito? In tempo, sì, ho letto bene. Ci puoi giurare. Prunetta. Prunetta. Pruna ha modi un po' bruschi, ma non voleva essere cattiva. Lo so. Maledizione. Maledizione. La sconfitta mi brucia, ma sotto sotto non posso che riconoscere la tua superiorità. Chi perde deve rinunciare al titolo di capobanda, il codice di condotta del Team Star è chiaro, e infrangere il codice equivale a tradire il team. Quindi non mi resta che darti questa, vedi di sentirti onorato. Ma non è finita qui, tieni anche questa, è una delle mie preferite. Magibrillio, buona questa, buona. Non mi ricordo se l'avevo già sbloccata, credo di no. E lascia che ti dica una cosa, non hai idea di quanto tu mi dia sui nervi. Ma ammetto che, anche che sei un portento, hai persino distrutto la mia Star Mobile. Signorina Ortiz. Pino Pio. Se sei venuto a prendermi, immagino sia ora della lezione di piano. Guarda caso ho appena abbandonato il ruolo di capomanna, direi che è il momento di tornare a casa. A dire il vero sono qui per presentarle una persona. È un mio conoscente, diciamo. Puoi chiamarmi Garof. E cosa sei venuto a fare qui? Tu sei l'erede di una casa di moda, nonché rampollo di una ricca famiglia. Cosa ci fa uno come te nel Team Star? Ti pare una domanda da fare così a bruciapelo? L'educazione non è il tuo forte, a quanto pare. Sono entrato nel team perché sono stato vittima di bullismo, come tutti gli altri membri. Quindi è vero che l'Accademia aveva un problema di bullismo. Non mi stupisce che tu non ne sappia nulla, la scuola ora è il posto più tranquillo del mondo. E tutti i bulli hanno levato le tende in blocco. Cosa intendi dire? Lasciate che sia io, l'ex preside della scuola, a spiegarvi l'accaduto. Pino Pio. Circa un anno e mezzo fa i membri del Team Star attaccarono briga con i bulli che li maltrattavano, sollevando un grosso polverone. Sebbene non fosse successo nulla di grave, fu un fatto inaudito nella storia dell'Accademia. In seguito a questo incidente, gli studenti colpevoli di bullismo abbandonarono la scuola. Ma non c'è una traccia di tutto ciò negli archivi dell'Accademia. Mi stupirei del contrario, dato che allora vicepreside ha eliminato ogni resoconto dell'accaduto. Ha eliminato i documenti in archivio, ma che storia è questa? Mentre mi interrogavo su come risolvere la questione del Team Star, ricevetti una visita nel mio ufficio da... Mi basti sapere che era qualcuno che studiava all'Accademia. Disse che intendeva assumersi ogni responsabilità per le azioni del team. In cambio, chiese che i suoi compagni non venissero puniti. Cosa? Ma quindi io...
Io non ne sapevo niente. Decisi dunque di esaudire la sua richiesta rinunciando a castigare il Team Star. Per finire imposi alla persona che si era fatta avanti un periodo di studio all'estero di 1 anno e mezzo. E lei? 1 anno e mezzo di studio all'estero? È la soluzione per cui optai per non ricorrere a una punizione. Non dimentichiamoci che i membri del Team Star erano stati vittime di bullismo. Desideravo trovassero del tempo per riposare sia il corpo che lo spirito, quindi con la scusa di un soggiorno di studio all'estero, chiesi che tornasse a casa a Galar, la sua regione d'origine. Nel frattempo, ahimè, il vicepresidente eliminò ogni traccia dei fatti dai server nel tentativo di nascondere le proprie colpe. Quindi ha cercato di insabbiare la faccenda, che comportamento spregevole. Naturalmente il vicepresidente ha ricevuto il castigo che gli spettava, se ciò era serena. Non di meno, sia il sottoscritto che gli altri insegnanti siamo altrettanto colpevoli per non averlo fermato. Nel tentativo di assumermi le mie responsabilità ho dato le dimissioni dalla carica di preside, a cui sono seguite quello di tutto il corpo docente. Dunque questo è il motivo per cui 1 anno e mezzo fa tutti gli insegnanti sono stati sostituiti. Mi scuso profondamente per tutti gli inconvenienti causati dalle mie azioni. Pino Pio, come mai hai deciso di parlarcene dopo tutto questo tempo? Signorina, la situazione attuale non porta beneficio né a lei né al Team Star. Ho pensato che conoscere la verità avrebbe potuto portare a degli sviluppi. Mi dispiace, ma non ci penso nemmeno a essere l'unico a tornare a scuola. Tradire i miei amici. Tieni molto ai tuoi compagni Team Star, vero? Mi sembra ovvio. Loro sono il mio tesoro più caro. Che sia Cassiopea? Quella che ha... No? Che si è presa tutte le colpe e che adesso è a studiare all'estero? Se è ancora a studiare all'estero, non so. Non so quanto tempo è passato. Mi è giunta voce che Ortiz non è più in possesso della sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Capisco. Ora non è più... Che non ha più il suo capo, la banda Rachba è ormai il capolinea. Ortiz... Perdonami, ci siamo quasi, manca solo un capo. È solo merito tuo se l'operazione sta avendo un tale successo. E anche Garof si è rivelato un ottimo aiutante. Hai detto che vi conoscevate già? Siete amici di lunga data? Beh, in realtà non da moltissimo, però... In ogni caso è un compagno affidabile. Mi ricorda i bei giorni andati, passati in compagnia degli altri. Come sai già, il Team Star è formato da ragazzi bullizzati a scuola. Poco dopo la formazione del team, i capi ebbero un confronto con i bulli. Il confronto risultò in una vittoria schiacciante per il Team Star, se così possiamo chiamarla. Ogni singolo bullo abbandonò la lotta senza nemmeno provarci. Spaventati dal Team Star, i bulli finirono per lasciare la scuola uno dopo l'altro. Di contro, ciò che ha portato i membri del Team Star ad avere una pessima reputazione. Ciò ha portato. Ok. Perdonami, mi sto dilungando inutilmente. Come promesso, Team Bill, ricompensa che ti aspettano. Ok. Più tipologie di MT. Sfrutta meglio il nuovo MT per sconfiggere il capo rimasto. La ricompensa aggiuntiva ti verrà consegnata dalla squadra rifornimenti. Ecco che arriva. Come si chiama lei già? Non mi ricordo. Penny. Eccomi qui. Wow, nessuno ti ha detto di uscire dalla Pokéball. Gli piace Penny a Miraidon. Va bene. Capisco, non sapevo che il Team Star avesse tutta questa storia alle spalle. Le persone che volevano eliminare il bullismo sono ora causa di timore. Che barzelletta. Gli insegnanti e gli studenti sono proprio scemi. Se anche solo uno di loro si fosse accorto in tempo del bullismo, tutti avrebbero capito subito che il Team Star non aveva cattive intenzioni. Invece quelli del Team Star si sono ritrovati a lottare in mezzo delle teste vuote, facendo a loro volta la figura degli idioti. E visto che l'arcicapo ha creato il team in una situazione del genere, non deve essere certo la persona più sveglia del mondo. Non saprei. Fidati, ne sono certa. Beh, eccoti la tua ricompensa. Materiali. Il prossimo capobanda è l'ultimo. Conto su di te, Shadow. Bello quello Zenitwin. Chissà se si può comprare da qualche parte. Va bene. Allora. Beh, questa cosa del Team Star, onestamente, è bella. Nel senso, fatta bene, allo stesso tempo triste. E comunque c'è sempre un messaggio di fondo molto profondo che tratta un tema piuttosto delicato. Tacci sua.
che è appunto quello del bullismo. Quindi mi piace che venga affrontato una tematica del genere all'interno di un videogioco, alla fine. E quindi va bene. Allora, prossimo episodio, ci rimangono due cose da fare. O l'ultimo dominante o l'ultimo capomanna del Team Star. E per scoprirlo, beh, seguite il prossimo episodio. Quindi alla prossima. Ci sarà sicuramente qualcosa qua. In genere in questi campi del Team Star si trovano miti o strumenti, quindi dategli sempre un'occhiata. Io non vi ho mai fatto vedere troppa roba, troppa esplorazione, perché comunque la lascio fare a voi senza annoiarvi, ma vediamo questa volta se riesco a trovare. In genere c'era sempre una miti da qualche parte. Quindi intanto c'è uno strumento, qua c'è una torre. Arrampicatevi sulle torri, datemi retta sempre. Poi c'è una cosa che faremo in un video a parte sul primo canale. E niente, una volta che mi metto a cercare non c'è la MT. Ma magari c'è, bisogna solamente cercare meglio. Comunque va bene, a prescindere da questo ci rivediamo nel prossimo episodio, eh? Sì? Sì. Vediamo. Allora dicevo, ciao, alla prossima.